avevamo la tradizione di fare due presepi. Io sobrio con tre statuine d'autore, lui esondante sul pianoforte con tante statuine della sua infanzia e progressivamente aumentate dai banchetti e negozi etnici. Quest'anno ho deciso di farne uno solo. Le statuine e soltanto del suo il segno distintivo, cioè al centro c'era sempre la sagomina di lui che trainava un carretto carico delle piccole immagini delle tante cose che aveva fatto nell'anno. Detto, scritto, rappresentato e anche con le fotografie dei collaboratori. Il 2020 è stato breve e gli mesi di ricovero sono stati più lunghi del suo anno, 8. Però il carrello mi sembrava piccolo, perciò ho esondato io sul pianoforte. Ci sono le cose fatte da lui, sono 5 e sono importanti. La cronaca di 7 silenzi, azione sacra legata alle 7 parole di Gesù sulla croce di Haydn. Era tutto pronto. La versione con i suoi testi per i 7 silenzi, quindi quando la musica non suona e vengono recitate o le 7 parole o in questo caso i testi composti di Arruga, le musiche trascritte dagli originali di Haydn per Bayan da Oleg Vereshchagin, l'attrice Stefania Medri, la chiesina della Maddalena in Valle d'Aosta, la vocazione, la sensibilità per il sacro di Lorenzo Arruga, in questo caso acuita dalla vicinanza personale al disfacimento fisico del Cristo sulla croce. Il piccolo video amatoriale, ma richiesto come omaggio dell'accumulativo della Scala, per i 90 anni, il compleanno di Pierluigi Pizzi. Il libro, il suo ultimo, 40 personaggi, scritto durante il ricovero in ospedale. Ecco gli appunti, ecco l'elenco. Ecco lui, instancabile, a tutte le ore e anche un po' soddisfatto. 40 del mondo della musica e non particolarmente vicini, avvicinati durante l'incontro. Il progetto Barbiere di Siviglia era già stato approntato nel 2019. Collaboratrici la scenografa Lucia Giorgio e la sua assistente Elena Biscotti. Venne aggiornato durante il 2020 e ripresentato per un concorso, ma poi tutto si fermò. La prefazione al libro Attraverso di Chiara Muti e Silvia Lelli, pubblicato nel 2020 da pochissimi mesi. Ma oltre alle cose sue, ci sono le cose che, dopo la sua assenza, altri hanno dedicato per lui. Il paese sarmato, che ha voluto offrirgli una serata a settembre, è stato avviato l'archivio YouTube Lorenzo Arruga e si sta accumulando con le cose fatte da lui. Il Teatro dell'Opera di Roma, in occasione dell'inaugurazione con Zaide,
ha pubblicato in omaggio a lui l'intervista a Italo Calvino del 81. Era stata pubblicata su Musica Viva. È presente nella mostra Va Pensiero, attualmente pronta, allestita al Museo della Scala, in attesa di inaugurazione perché doveva aprirsi a novembre, ma la pandemia ha fermato tutto. Mariano Speranza gli ha dedicato un Agnus Dei, la composizione di un Agnus Dei, con parole molto affettuose al mio caro maestro, con tutto l'affetto del mio cuore, Mariano. Silvia Coia ha dedicato la sua tesi di laurea magistrale all'Università degli Studi di Milano dal titolo Curiamola, merita un avvenir migliore, l'opera lirica contagiata dal Covid-19. E la nipote Ilaria è grata allo zio per l'esempio e anche qualche strigliata a concludere il suo libro, che infatti è stato felicemente pubblicato un mese fa, 2020. Non posso dimenticare in questa piccola storia in cui si è trasformato il nostro presepio i tre ospedali in cui è stato assistito, ricoverato durante gli 8 mesi. Il Policlinico, con un'equipe affettuosissima e una lettera di ringraziamento quando ne è uscito, veramente straordinaria. L'Auxologico di Via Mose Bianchi con le sue vetrate, naturalmente lui che lavora, la sala riunioni dove si imbucava di nascosto per trovare spazi di solitudine e tramonti stupefacenti, e infine l'Istituto Besta, l'ultimo, dove la finestra sulla vita, sulla possibilità di tornare a casa, si è a un certo punto aperta, dove davanti a questa finestra lui naturalmente lavorava e lavorava, e da cui è uscito per un mese sereno ma troppo breve a casa. Con un saluto al nostro presepio, vi auguriamo buon Natale e sereno anno che comincerà.